Italia Viva, lei ha detto che la decisione di andare un po' con la sinistra anche in Liguria, di unirsi, è un po' stata presa in maniera singolare da Renzi, quindi lei non è d'accordo, vorrebbe che si ridiscutesse in un congresso? Sì, è un po' surreale trovarsi, diciamo, a ribadire l'ovvio, però non penso che una comunità politica possa evitare di prendere decisioni così forti senza discutere. Perché nell'ultimo congresso che abbiamo fatto a ottobre il presidente è stato eletto sulla base di una piattaforma né con questa destra né con questa sinistra e ha ricevuto una legittimazione da parte degli iscritti. Se a un certo punto, dal giorno alla notte, si cambia questa linea politica, come si fa a non chiedere, a ridare la parola agli iscritti e discuterne con serenità in un congresso? Invece pare proprio che non si voglia fare, e questo è l'indizio che i partiti sono divenuti proprietà privata delle singole persone, e questo secondo me è una deriva che si somma a quella che diciamo prima. Mi sembra una vera e propria rottura questa tua con... Io, come ho detto qualche giorno fa, se questa decisione, questa forzatura andasse avanti, sicuramente ne prenderei atto, ma credo insieme a tanti altri, perché mentre parliamo credo che ci sia un documento firmato da centinaia di dirigenti di Italia Viva che chiede un congresso, a testimonianza che questa non è una battaglia personale di qualcuno, questa è una battaglia di civiltà politica. È anche un ammutinamento al capo, potrebbe. Io non credo nei capi, io credo nei leader, non credo né nei capi né nei padroni, credo nei leader. E non so bene cosa credono in altri miei colleghi di Italia Viva, alcuni colleghi di Italia Viva. No, si parlava dell'eventuale possibile uscita dall'Italia Viva, ma in quel caso pensare sempre ad un terzo polo e quindi avvicinarsi a Calenda, oppure attendere e vedere comunque gli sviluppi col Partito Democratico? No, io sono convinto dell'esistenza di un'area centrale liberal-democratica e vorrò dedicarmi a contribuire a costruirla. Non con Calenda, io non entrerò in azione e chiederò a chi eventualmente dovesse uscire da Italia Viva con me di non entrare in azione, per un motivo molto semplice, che chi è stato protagonista o coprotagonista di un fallimento, che è quello del Terzo Polo nell'aprile 23 e poi della mancata lista europea alle elezioni europee di giugno, secondo me è un ostacolo alla costruzione di un grande partito liberal-democratico e riformatore. Io non mi faccio gli affari di altri partiti, non mi permetto di mettere bocca in azione, ma dico che se dovessimo, come io vorrò fare, provare a ricostruire quell'area centrale, per me sarebbe impossibile farlo accettando la leadership di Carlo Calenda. Altra cosa è se Carlo Calenda si mettesse in gioco e dire ok, creiamo un'area e rendiamola contendibile. Ovviamente sarebbe tutt'altra cosa, ma non significherebbe non entrare in azione, ma riaprire un cantiere. Figurarsi se posso dire Calenda non partecipare a un'eventuale competizione in quel senso. Ma io credo che lo spazio ci sia, perché nessuno mi ha ancora risposto a una domanda. Se in Gran Bretagna, con la legge elettorale più maggioritaria del pianeta Terra, che è maggioritario di collegio a turno unico, cioè dove chi ha un voto in più vince, quella che più di tutte spinge al voto utile, con due partiti che esistono da 200 anni, se lì un partito autonomo ha preso il 12,2%, se in Francia, che ha la seconda legge elettorale più maggioritaria del mondo, col doppio turno, un partito centrale ha preso il 20% ed è il risultato peggiore degli ultimi anni, voi mi state seriamente dicendo che in Italia, che ha una legge elettorale per 2/3 proporzionale e una tradizione di culture politiche plurime, non ci sarebbe spazio per un partito centrale? Che la vadano a raccontare a qualcun altro. Quindi in sintesi possiamo dire c'è spazio del terzo polo, ma senza Calenda e Renzi, nel senso devono fare... Renzi ha scelto lui di andare a un'altra parte, E come dicevo prima, io ero rimasto a terzo polo con terzo nome quando Matteo diceva così, poi è andato a giocare a calcio e ha cambiato idea, il calcio fa anche questo, diciamo.